Ciao raga, Firenze, dove dormire economico in centro? Ma scusa, prenota, no? Ma affidati all'istinto, esplora, sbaglia. Vai! Cosa chiedi? Esplora, vivi! Ma quindi a che ora apre il comune che devo ritirare i sacchi di immondizia? Ma ci sono i telefonini. Tu puoi chiamare, ti do un consiglio, chiami, comune, salve. Si vorrei sapere a che ora posso ritirare i sacchi dell'immondizia. Domani dalle 16:30 alle 18:30. Perfetto, la ringrazio, va bene. Grazie mille, salve. È facile, puoi anche andare a citofonare, così. Allora, avete già assaggiato il nuovo sushi in città? Prezzi? Qualcuno mi dice se è buono? No, ma scusa, stai scherzando o scrivi davvero? No, perché se ti piace il sushi, vai! Vai da solo con amici, vacci! Prova questa esperienza! All you can eat, teppanyaki, salsa teriyaki, tutto, finisce un po' tutto per yaki. Va bene, buonissimo, vacci! Poi se ti pelano, una volta ti pelano, in Calabria diciamo una volta si futta la vecchia, ovvero una volta rimani fregato, e poi fregato, è un'esperienza, la fai, se ti piace bene, ritorni, ah ma costa un po' di più, bene, c'è la qualità, vacci! Vivi! Oh raga, ciao! Qualcuno sa se ha nevicato in montagna? Vorrei sciare, ma non so. Mi dite quanta neve c'è? C'è il sole, c'è pieno di gente. No, veramente stai dicendo così? Se c'è il sole, se c'è gente. Ma vai, in montagna, natura vai, esplora, parti. Quel che succede, succede. Poi, scusami, in montagna cambia il tempo ogni 5 minuti. Si sa che c'è il sole, subito dopo 5-10 minuti può esserci un po' di nebbiolina o si rannuvola. Vai! Stai andando in montagna a sciare, non è che stai andando al teatro alla Scala dove hai pagato e devi stare seduto e assistere allo spettacolo. A parte che anche al teatro alla Scala vai e insomma, se c'è posto entri. Però lasciamo stare questo. Vai, vivi! Mi affido a voi, cari amici. Dovrei andare a una serata tipo cena di quelle in vigna. Hanno messo giù la passerella per passare col tacco 12. Poi hanno messo giù tra un filare e l'altro una bella carriolata di asfalto, hanno messo le strisce pedonali, hanno alzato due semafori così passi da un bar all'altro senza dover prendere neanche la macchina e cammini, tacco 12, tranquillo. Tutto sommato si potrebbe anche fare, in effetti.